Amici di Just Walking Road, nella puntata di oggi visitiamo il Teatro Cervantes, il più antico di Almeria. La prima pietra nel 1898 e venne aperto al pubblico nel 1921. L'architetto fu Enrique López Rull. El teatro tiene, el año que viene, hace 100 años que se inauguró el teatro. Es el centenario del teatro. ¿El centenario? El año que viene, sí. Y luego se tiró 60 años en construcción. Total tiene 160 años. 160 años. ¿El arquitecto? El arquitecto no se sabe exactamente quién fue el que diseñó los planos. Porque los planos originales, hace muchos años hubo un incendio. Y se perdieron todos, desaparecieron, toda la documentación original del teatro desapareció. Teatro a la italiana, sí, un modelo con palco anfiteatro a la italiana. ¿Podéis pasar? Con su rosetón central. Capacidad sentados, 495. Y luego tenemos que el patio de butacas, se quitan todas las butacas y se queda todo el resto para hacer conciertos y entran sobre 1.300 personas. Aquí tienes todos los carteles con los artistas que han pasado antiguos. Todos son carteles originales de espectáculos. Ah, ecco. Sí, todos los carteles son artistas originales de la época que actuaron aquí en el teatro. Es un teatro que todavía se mantiene todas las cuerdas, todas las varas suben y bajan a mano con cuerdas, todo manual todavía. Tecnología solo los focos por el peligro que tiene del peso, porque pesa mucho, entonces sí lleva motores, pero todo lo demás va con cuerdas, todo manual. Todos estos son actores de ahora, de obras de teatro que se han hecho aquí en el teatro, actores que han pasado por aquí en los últimos 3 años. El director español famoso, Álex de la Iglesia, el Miguel Campello, Paco Calavera, que es de aquí de Almería también, y bueno, Antonia San Juan José Ballesta. La leggenda più sentita e conosciuta è la storia sulla morte di Conchita Robles e Manuela Aguilar. Conchita Robles era un'attrice che avrebbe svolto una funzione molto attesa nella sua città. Aveva appena divorziato da suo marito, il capitano di cavalleria Carlos Verdugo. Conchita, conoscendo il carattere dell'uomo, presumeva che a causa del divorzio avrebbe portato problemi. Cosicché chiese vigilanza in modo che Carlos non potesse accedere al teatro. Con un inganno riuscì a raggiungerla. Conchita cercò di difendersi, interponendo Manuel Aguilar, un apprendista tipografo di 16 anni, nel tentativo di sottrarsi all'aggressione. Tutto inutile, perché il marito li sparò entrambi.
Tuttavia, benché ferita, Concita riuscì a raggiungere il palcoscenico per onorare la scena teatrale, fino a perdere i sensi per la ferita riportata. Singolare il fatto che il pubblico, sentendo gli spari, pensò che si trattasse di una messa in scena dello spettacolo. Da allora, alcune persone sostengono che si verificano strani eventi che sono causati dalla presenza degli spiriti inquieti di Concita e Manuel. Siamo di fronte al santuario della Virgen del Mar. È nata come comunità religiosa di Santo Domingo de Guzmán. Risale al XVI secolo, lo stile molto semplice e armonioso riflette la transizione tra il tardo gotico e il rinascimentale. Questa è la Virgen del Mar, la protettrice di Almeria, la signora Concha Andalà, che ci ha consentito di vedere da vicino la Madonna. La Virgen del Mar apareció en el año 1500. La Madonna apparve nel 21 dicembre del 1502. Non si sa cosa potesse essere. Andrés de Jaén è stato il vistatore che era lì di servizio, che l'avvistò in mare. Era un periodo in cui c'erano tante imbarcazioni di pirati che depredavano la città di Almeria, quindi queste incursioni giustificavano la presenza di torri di avvistamento e quindi anche del vistatore. Ed era il 21 dicembre del 1502 quando appunto André de Jaén si accorse di questa imbarcazione, una zattera, non riusciva a capire bene, vedeva questo punto in lontananza che richiamò la sua attenzione. Sulla barca non c'era altro, soltanto la Vergine, evidentemente e probabilmente era stata abbandonata perché precedentemente alloggiata in una cabina di una nave naufragata al largo del Mediterraneo oppure in un'abitazione, comunque affidata al mare affinché qualcuno la trovasse. Comunque venne recuperata da José, che la trasse a riva e si affrettò a chiamare il priore del convento. Quindi dopo l'arrivo del priore la statua della Madonna venne portata nel convento per essere protetta nel tempo. Un destino vero e proprio, perché la Madonna poteva raggiungere la città di Valencia o Malaga, ma ha scelto di approdare qui ad Almeria ed è diventata la nostra protettrice. Almeria.
André de Caen era soltanto un avvistatore, a lui il merito di averla ritrovata. Questa statua preziosa che dal 1502 è stata ritrovata ed è qui, è un legno pregiato che in un blocco unico comprende sia la donna col bambino sia la corona. Lo stile artistico è bizantino gotico e quindi risale al XIII-XIV secolo, perché la Vergine riprodotta è in posizione eretta con il bambino sostenuto sul braccio destro. Questo, a differenza dallo stile romanico, dove la Vergine è rappresentata quasi sempre seduta con il bambino sul braccio sinistro. Il colore della Vergine è pressoché lo stesso, ovviamente è stata restaurata, però i colori sono rimasti sostanzialmente sempre gli stessi.